Very British Podcast. Benvenuti alla 14ª puntata di A Very British Podcast, un podcast che cerca di raccontare, spiegare, contestualizzare ciò che accade nel Regno Unito. Io sono Domenico Cerabona. E io sono Federico D'Ambrosio. Oggi, inevitabilmente, visto quello che accade nel Regno Unito, in questa puntata parleremo dell'emergenza coronavirus che in queste ore, per la verità da fine dicembre, ha colpito il Regno Unito con una violenza assurda. Il 9 gennaio abbiamo avuto il triste record di 1300 morti e oltre 80.000 positivi, appunto il record negativo anche dalla prima ondata. E comunque nelle ultime settimane ci sono stati sempre contagi sempre superiori alle 40.000 unità, e per diversi giorni si sono superati i 1.000 morti. Il Regno Unito, che inizialmente nella seconda ondata aveva rallentato quantomeno le vittime, ed era stato scavalcato dall'Italia quantomeno in Europa come continente ormai, vista la Brexit, ma aveva superato l'Italia, adesso di nuovo con il dramma degli ultimi giorni ha superato abbondantemente quota 80.000 morti, e quindi ha di nuovo il record purtroppo nel nostro continente. Le ragioni di questa nuova terza ondata, anche se in realtà la seconda, non, come in Italia di fatto, non è mai finita, sono un po' difficili da individuare, o se vogliamo molto facili da individuare, nel senso che da un lato il governo ha dato la colpa a questa nuova variante, appunto, che è definita la variante inglese, che avrebbe un livello di contagio molto più alto, addirittura tra il 50 e il 70% in più rispetto alla variante normale. E quindi da un lato il governo britannico tende a dare la responsabilità a questa nuova variante. In realtà abbiamo visto in queste settimane susseguirsi molti interventi non solo dell'opposizione, di cui poi parleremo meglio, ma anche di esperti del governo, che già ben prima di Natale, visti gli andamenti dei nuovi contagi, avevano suggerito al governo di attuare un lockdown ben prima di Natale. Sì, fino a dicembre lo schema che seguiva l'opposizione, in particolare l'opposizione ufficiale laburista, era di anticipare di una settimana o due le decisioni che il governo avrebbe dovuto inevitabilmente prendere, basandosi sull'opinione accademica generale, in particolare del comitato degli esperti, i cui rapporti uscivano regolarmente sulla stampa nonostante non fossero pubblici, quindi comunque erano sotto l'attenzione di tutti. A quel punto il Labour faceva pressione per prendere misure ulteriori contro il Covid, il governo inizialmente resisteva, per poi inevitabilmente dover cedere quando i numeri superano persino le aspettative dei comitati e degli esperti. Quindi, diciamo, fino a dicembre Keir Starmer ha seguito questo schema che gli ha garantito una certa visibilità e una discreta risalita nei sondaggi, dove il Labour è tornato davanti al Partito Conservatore, credo per la prima volta da marzo 2019 o qualcosa del genere, da quando è esploso il dibattito sulla Brexit e sul secondo referendum. A dicembre qualcosa si inceppa, cioè il governo smette di seguire i consiglieri esperti, perché il governo ha puntato tutto sul Natale, ha promesso da più di un mese quali sono state le regole per il Natale, delle regole estremamente permissive, mi pare che si potessero mischiare fino a 5 households, fino a 5 famiglie si potessero mischiare alle cene di Natale, i numeri non erano così limitati e sarebbe stato possibile anche andare a mangiare al ristorante per Natale. Il governo non ha voluto cedere su questo fino all'ultimo minuto, passando nel giro di una giornata da rispondere con una battuta al leader laburista e improvvisamente chiudere tutto. È lì che inizia a parlare della nuova variante del Covid, di cui appunto non sappiamo ancora molto, però per il momento il governo la usa come una scusa anche per andare a coprire certi ritardi che i governi dell'Europa continentale, quando si sono trovati vicini
ai numeri, ai tassi di crescita inglesi hanno sicuramente fatto. Sì, anche perché appunto il lockdown generalizzato era durato fino, mi sembra, al 2 dicembre. Dopo il 2 dicembre si era riattivata il sistema dei tiers, di tre livelli, di cui abbiamo già parlato, quindi con tre livelli di intensità. Però in realtà già a dicembre gran parte della popolazione era già in livello 3. E nonostante fosse il livello 3, quindi il livello massimo, più o meno il corrispettivo della nostra zona rossa, i contagi continuavano ad aumentare. Nonostante i contagi continuassero ad aumentare e di fronte appunto alle richieste dell'opposizione di un lockdown, il governo conservatore fino a Natale continuava a dire che si attendevano i risultati di questo sistema a tre livelli. Poi in realtà soprattutto a Londra e nel sud-est del paese, quando gli ospedali di queste zone hanno iniziato a essere fortemente in emergenza, sia dal punto di vista dei pazienti generali che dal punto di vista delle terapie intensive, a quel punto il governo ha ceduto e ha instaurato questo livello 4, quindi un livello maggiore di intensità, di lockdown, e che a quel punto però quasi immediatamente ha coinvolto 2/3 della popolazione del Regno Unito, con il restante comunque nel livello 3 di lockdown. Questo ovviamente ha generato livelli di stress molto forti nei confronti dei cittadini, proprio perché, come ha spiegato Federico, da quasi sostanzialmente un mese si annunciavano delle, addirittura un allentamento delle restrizioni per i mesi natalizi, che invece sono stati del tutto sospesi con questo nuovo livello di allerta. In più, come abbiamo accennato già la scorsa puntata con Stasi, anche per quanto riguarda i viaggi all'estero, quando, diciamo, per giustificare questo inasprimento delle misure, il governo ha drammatizzato questa nuova variante inglese. Ovviamente a quel punto i governi di tutta Europa e di tutto il mondo hanno bloccato i voli in entrata e in uscita dal Regno Unito, proprio perché di fronte a un primo ministro che in conferenza stampa in diretta alla nazione parla in maniera così preoccupante e preoccupata di questa nuova variante, come reazione c'è stato che tutti i paesi hanno bloccato i voli dal Regno Unito per paura che questa nuova variante si diffondesse. Questo balletto del governo britannico, che appunto, come diceva Federico, per molti giorni ha ignorato il parere del SAGE, che è il comitato, il corrispettivo del nostro comitato tecnico scientifico, e quindi appunto, come spiegava Federico, non è un organo politico ma è un organo di esperti che appunto non rispondono direttamente al governo, quantomeno in teoria. Diciamo, attorno a questo balletto ha avuto gioco facile il governo scozzese in particolare, ma anche quello gallese, per attuare delle misure diverse che facessero apparire, diciamo, come poco reattivo il governo britannico. Forse su questo ci vuoi dire qualcosa tu? Sì, diciamo che la mancanza della leadership del governo britannico, perché se non stava procedendo a nuove chiusure, non poteva annunciare aperture, quindi rimaneva bloccato in questa posizione di status quo. Ha lasciato spazio alle leadership regionali, quindi quella scozzese e quella gallese, per agire direttamente loro, coi poteri che hanno ricevuto dalla devolution negli anni 90. La prima ministra scozzese ha immediatamente preso anche il ruolo di leadership pubblica della risposta al coronavirus, e bisogna dire che i risultati in entrambe le regioni non sono eccelsi dal punto di vista continentale, ma d'altro canto non è che non si vedano molte nazioni in cui i risultati si possano dire positivi, ma sono sicuramente stati sia più efficaci rispetto a quelle dell'Inghilterra, perché banalmente hanno iniziato a chiudere molto prima. E anche da un punto di vista simbolico, il confronto con il governo britannico ha fatto apparire due leadership regionali che sembravano anticipare la curva, non proprio, però rispetto al comportamento del governo, che chiaramente segue di molto la curva e agisce ormai in ritardo, hanno mostrato un'ottima risposta e una buona presenza pubblica. Questo è importante perché se dovessero esserci le amministrative a maggio,
di cui adesso si sta iniziando a discutere un nuovo rinvio e quindi il prolungamento di un ulteriore anno o di altri mesi oltre l'anno già ricevuto dei governi regionali, si andrà a eleggere il Parlamento scozzese e il Parlamento gallese, che per la prima volta si chiamerà appunto Parlamento gallese, con una riforma voluta dai partiti nazionalisti e dal Labour. Il Labour che governa il Galles e è stato un po' il banco di prova per Starmer e diciamo per la leadership laburista in generale, perché ogni volta che arrivava il tempo di criticare il governo su una misura che non veniva presa, in Galles la misura veniva presa in quelle ore. Cioè era un po' il banco di prova per mostrare agli elettori cosa può essere un governo laburista. E questo ha cresciuto il partito laburista gallese, che era in difficoltà da diverso tempo, per questa rinascita del regionalismo gallese un po' a ruota di quello scozzese, cioè vedendo che in Scozia si è arrivati a un referendum sull'indipendenza, si è arrivato a discutere concretamente indipendenza. I movimenti indipendenti gallesi hanno preso lo stimolo a agire anche loro. Però durante la risposta laburista li sta mettendo sulla strada per, diciamo, salvarsi ancora questa volta. Diversa la situazione in Scozia, dove la risposta è stata guidata dal partito già egemone, che è il partito nazionalista scozzese, l'SNP, e dalla prima ministra scozzese Nicola Sturgeon, che hanno saldato ancora di più la figura di una leadership indipendentista scozzese. Veniva detto esplicitamente nelle conferenze stampa, si parlava esplicitamente di cosa avrebbe potuto fare una Scozia indipendente, cosa i gesti che venivano fatti in quel momento lasciavano intuire di quello che sarebbe stato il governo della Scozia indipendente. Sta diventando una possibilità che appare sempre più realistica. Ora, chi ci conosce sa che io e te siamo abbastanza scettici della possibilità di una Scozia indipendente, però sicuramente in queste ore appare molto più credibile. Sì, sicuramente, quantomeno dal punto di vista propagandistico, in vista appunto di queste elezioni amministrative che appunto iniziano a essere messe in discussione dall'andamento dell'emergenza. Poi appunto i nostri ascoltatori, i nostri lettori del nostro canale Telegram sanno che non siamo scettici appunto su queste eventualità, per delle ragioni che forse magari poi una volta è opportuno dedicarci un po' più di tempo per spiegare perché secondo noi la Scozia non ha grandi speranze di ottenere l'indipendenza. Su tutta questa crisi ovviamente si è inserito il tema della campagna vaccinale, che appunto ovviamente dal governo britannico viene rappresentata come, diciamo, la panacea del problema. Come tutti sapete, il governo britannico ha accelerato le procedure di approvazione dei vaccini. È stato il primo al mondo ad approvare il vaccino Pfizer, ha approvato anche quello AstraZeneca di Oxford e ovviamente quello di Moderna, che dovrebbe essere, se non sbaglio, è stato approvato anche dall'EMA per la distribuzione in Europa. La campagna vaccinale sta procedendo, sono oltre circa, diciamo, 1.300.000 le dosi al momento che sono state distribuite. Però, essendo Johnson, anche su questo tema, diciamo, ci ha aggiunto del suo. E il governo britannico infatti ha annunciato l'intenzione di, proprio per la volontà di voler vaccinare quante più persone possibile in questa prima fase, l'obiettivo è quello di vaccinare tutta la popolazione anziana entro la metà di febbraio. C'è stata questa proposta, questa idea del governo britannico di dare a quante più persone possibili la prima dose, non tenendo le riserve per il richiamo dopo 21 giorni, ma di fare il richiamo entro le 12 settimane. La teoria, diciamo, del governo su questo tema è che la prima dose, diciamo, darebbe comunque una buona dose di immunità rispetto all'infezione. E quindi in questo modo si avrebbe l'occasione di vaccinare quante più persone possibili. Ora, su questo tema è intervenuto addirittura il sindacato dei medici di base britannici, che si è detto contrario a questa
a questa opzione, sia dal punto di vista logistico, perché appunto tutto ciò è avvenuto a campagna vaccinale già in corso, quindi ci sono già centinaia di migliaia di persone che hanno già il secondo appuntamento prenotato, quindi questo vorrebbe dire far saltare gli appuntamenti già fissati, e in più perché non ci sono ancora evidenze scientifiche che dimostrano l'efficacia di questa teoria del governo britannico, perché il vaccino è stato testato appunto con il richiamo dopo 21 giorni e quindi non con questa idea di farlo dopo 12 settimane. Quindi appunto anche la Pfizer per quanto riguarda il suo protocollo si è opposta a quest'idea e quindi c'è da dire. I nostri ascoltatori sanno che non siamo grandi fan di Tony Blair. A questo dibattito ha partecipato anche Tony Blair, ed è stato uno dei primi a lanciare l'idea di questa vaccinazione di massa solo con la prima dose. Vedremo se come procederà questa campagna vaccinale, adesso anche che appunto c'è a disposizione anche il vaccino di AstraZeneca per la distribuzione del vaccino che sostanzialmente prevede gli stessi step di quello del piano vaccinale italiano sostanzialmente, quindi prima gli operatori sanitari residenti nell'RSA, la popolazione più anziana e poi mano a mano si va allargando verso tutto il resto della popolazione. Nella campagna vaccinale è stato coinvolto ovviamente anche l'esercito e quindi vedremo che effetti ci saranno, se ci saranno gli effetti di questa vaccinazione di massa anche ovviamente sulla curva, che è quello che più ovviamente interessa tutti, il governo in primis, ma anche diciamo tutti quanti, visto i dati drammatici di queste ore, il Regno Unito continua a essere almeno fino tutto febbraio sarà sostanzialmente in lockdown generalizzato e poi dalla metà di gennaio in poi, di febbraio in poi verranno valutato i livelli delle curve e eventuali allentamenti di restrizioni, anche se è difficile che ciò avvenga perché come sappiamo anche con la vaccinazione non si sa ancora se i vaccinati non siano comunque infettivi per gli altri, quindi finché non ci sarà la famosa immunità di gregge, che a questo punto diciamo avrà tutto un altro significato rispetto al mese di marzo, vedremo se i dati miglioreranno. Forse adesso abbiamo accennato un po' del ruolo dell'opposizione, forse Federico vale la pena analizzare un pochettino come si è comportato il Labour, soprattutto sul tema delle scuole, che ha avuto un dibattito molto sentito all'interno del movimento laburista. Il Labour ha sempre anticipato le misure che il governo aveva preso in poche settimane, come avevamo detto prima, ma su una cosa in particolare ha sempre avuto molte esitazioni, cioè la scuola. Questo nonostante i sindacati della scuola, che siano federati del Labour, abbiano da diversi mesi presentato un quadro poco roseo nel mondo della scuola e abbiano chiesto una chiusura delle scuole, almeno in parte, ormai da diverso tempo. Nelle scuole britanniche non ci sono stati fatti quei cambiamenti che sono stati fatti nelle scuole italiane, non c'è la mascherina, eccetera. E abbiamo da diversi dati che stanno fuoriuscendo dal comitato appunto tecnico-scientifico, il SAGE, stanno arrivando dei dati che ci dicono che in più della metà dei casi il primo contagio in famiglia è un bambino, quindi che la scuola sia un grande vettore dei contagi, però su questo c'è stata una grande resistenza da parte della posizione ufficiale, da parte di chi sta di prendere questa battaglia che sembra altrimenti facile. Il fatto è che c'è sia come in Italia, come ovunque, una forte resistenza a chiudere le scuole e i problemi logistici per le famiglie che questo dà, soprattutto se non c'è a fianco un lockdown che ti fa lavorare da casa, perché a quel punto se devi anche lavorare fuori diventa impossibile senza l'accesso alla scuola, ma anche perché appunto è stato il sindacato a chiedere questa misura. E Keir Starmer, come altri leader laburisti prima di lui, come nella puntata in cui abbiamo raccontato la storia di come Corbyn ha vinto la sua leadership, fu anche perché i candidati della sinistra più soft del partito, quindi non della hard left come lui, volevano a tutti i costi distanziarsi dai sindacati.
e ancora prima Ed Miliband ha dovuto fare di tutto per mostrare di non essere guidato dai sindacati. E c'è questa tendenza di voler cercare il voto moderato, cercare il sostegno anche della stampa, cercando di allontanarsi il più possibile dall'ombra del sindacato. Con Starman questa cosa è arrivata fino a momenti ridicoli. Il sindacato e la scuola, per cercare di fermare l'apertura del 7 gennaio, ha dato ordine ai propri ha suggerito ai propri iscritti di non presentarsi al lavoro, ha dato a loro il modulo per segnalare il motivo per cui non si presentava al lavoro, cioè per ragioni di sicurezza secondo una tal legge, eccetera, e ha fatto una chiamata su Zoom per spiegare ai propri iscritti come comportarsi il 7 gennaio, che hanno partecipato punte di 400.000 persone collegate. E nonostante questo, Labour non ha detto nulla su questo tema, sempre per cercare di non sembrare troppo legato ai sindacati della scuola. Quando infine, e solo quando infine il governo ha deciso di chiudere le scuole dall'8 gennaio, quindi dopo aver fatto un giorno di apertura, per niente, solo a quel punto il Labour ha appoggiato il governo nella scelta di chiudere le scuole. Cioè adesso pare che Keir Starmer non voglia mostrarsi divisivo in questo momento di crisi a ogni costo, compreso quello di non fare opposizione, cioè senza nemmeno direttamente opporsi alle scelte del governo in queste ore, ma chiedendo qualcosa in più. Ad esempio, il tema dei sussidi di disoccupazione per le persone che non possono lavorare per il Covid, che rimane fisso a meno di 100 sterline alla settimana, non sta venendo più, l'opposizione non lo sta più portando avanti come venne fatto nei primi mesi dell'epidemia, della prima ondata. E tutte quelle situazioni di degrado sociale, di difficoltà economica che sappiamo seguono a un lockdown, quando le attività economiche si devono fermare, soprattutto sopra già una realtà, un mercato del lavoro difficile come quello britannico, non hanno più una voce. E questo non si sta traducendo in un risultato elettorale importante per Starmer, anzi dai sondaggi sta tornando a scendere, perché la voce non è più... non c'è più una voce, diciamo. Sì, anche perché poi appunto, come nel caso della riapertura delle scuole, quando poi il governo, travolto purtroppo dai morti e dai casi di positività, si è trovato costretto a seguire il consiglio degli esperti, cioè chiuderle, a quel punto la battaglia, la vittoria, diciamo, se vittoria si può chiamare, purtroppo, viste le condizioni, però diciamo la vittoria è stata del sindacato, e anzi a quel punto è stata in polemica con il partito laburista, perché diciamo sostanzialmente il sindacato degli insegnanti ha detto: ci avete lasciato i soli a sostenere questa tesi, che poi in realtà era quella giusta. E invece appunto in altri casi il Labour era riuscito, proprio anticipando le decisioni del governo, invece a quantomeno a poter dire in chiave polemica: ve l'avevo detto. E d'altronde non è un caso, qui si scende un po' dietro nel campo della dietrologia, però nel gabinetto ombra iniziale di Starmer, il ruolo del, diciamo, il ministro ombra per la scuola era proprio Rebecca Longbailey, la candidata della sinistra al congresso del partito congresso avvenuto dopo la dimissione di Corbyn, e Rebecca Longbailey, appunto venendo dalla sinistra del partito, aveva un forte legame con i sindacati e con il sindacato degli insegnanti, nella prima ondata aveva sempre sostenuto le posizioni del sindacato anche sul tema della chiusura delle scuole, e diciamo una delle ragioni più accreditate, diciamo, della sua defenestrazione, che ufficialmente è stata attribuita a un retweet di un articolo di un giornale dell'Independent, che non è un giornale, diciamo, complottista, antisemita, diciamo, la Longbailey aveva condiviso un'intervista di un'attrice che aveva fatto delle affermazioni sulla morte di George Floyd. Ebbene, molti sostengono, nella sinistra del partito sostengono, che in realtà la Longbailey sia stata fatta fuori dal suo ruolo di ministro ombra della scuola proprio per le sue posizioni di così fermamente vicine
al sindacato degli insegnanti proprio sul tema della chiusura. Quindi diciamo che da quel momento, diciamo da quando la Longbailey è stata rimossa dal suo ruolo di Ministro per la scuola, il Labour ha diciamo, abbassato molto i toni su questo tema e appunto come diceva Federico, in questa situazione non è che ha avuto un grosso guadagno dal punto di vista elettorale, perché appunto, nonostante il disastro in cui si ritrova la Gran Bretagna con appunto questi continui apri e chiudi e questi continui tentennamenti del governo, nonostante questo il Partito Laburista non sembra avere un guadagno che ci si aspetterebbe sostanzialmente da un partito dell'opposizione, in più che diciamo sostiene di solito le cose che poi il governo fa con un po' di ritardo. Al contrario, invece, gli amministratori locali laburisti hanno mostrato una grande iniziativa. Pensiamo ad esempio al sindaco di Manchester, che ha fatto gli interessi della propria città quando il governo la stava mettendo nella zona 3, quindi in praticamente un lockdown. C'è stata una relazione molto antagonista fra lui e il governo, una lotta visibile in cui il governo ha fatto di tutto per ridurre al minimo i soldi che avrebbe dato al sindaco per gestire le situazioni di povertà o comunque per mantenere l'economia in piedi durante il lockdown. E questo si è svolto in maniera molto pubblica e molto teatrale, come il governo che annuncia che non ci sarà, che annuncia la cifra finale durante la conferenza stampa del sindaco, e il sindaco apprende questa notizia dal telefono di un suo collaboratore, in cui gli viene mostrato questo messaggio e la sua reazione inorridita in diretta è stata un momento abbastanza importante della politica di novembre, se non sbaglio. Sì, e poi questa polemica ha accentuato anche molto di nuovo diciamo la divisione nord-sud all'interno del paese, proprio perché appunto sostanzialmente quando la larga parte del nord era in una situazione drammatica, non si decideva di fare il lockdown proprio perché invece la zona del sud, in particolare Londra, era in una situazione migliore. In realtà poi quando nonostante il sindaco di Londra, appunto anche lui laburista, da tempo sosteneva appunto che Londra fosse in emergenza ed era necessario mettere il lockdown, però diciamo fino a quando il coronavirus non è arrivato in maniera pesante anche nel sud, il governo ha continuato a minimizzare l'emergenza e non ha preso quelle misure nazionali, soprattutto appunto, come spiegava Federico, in termini economici, perché quando il governo decide di mettere in lockdown l'intero paese, come avviene in Italia, fa dei decreti legge, fa degli scostamenti di bilancio che assegnino le risorse ai vari settori, mentre invece quando procedeva mettendo in lockdown alcune zone, quando si trattava di mettere il lockdown in nord, contrattava appunto con le Greater Authorities di cui abbiamo parlato l'altra settimana, la scorsa puntata, in cui appunto si contrattava quanti soldi dare. Questa è la polemica in cui si è trovato a combattere col governo il sindaco di Manchester, Andy Burnham, che è un laburista. Quindi appunto il tema anche del decentramento dei poteri e del conflitto tra i poteri, dai vari poteri locali, è stato molto forte in questa emergenza coronavirus, proprio per le decisioni diverse che ha fatto il governo in varie fasi dell'emergenza. Sì, e sarebbero proprio questi sindaci laburisti, quelli che verrebbero premiati da un'elezione a maggio, che però sembra sempre più improbabile, e il fatto che si preannunci una sconfitta ancora più grave rispetto allo scacchiere precedente per il Partito Conservatore sicuramente non fa fretta al governo di svolgerlo il più velocemente possibile. E su questo direi che possiamo chiudere la puntata di oggi. Come sempre, se volete rimanere aggiornati su quello che succede, potete iscrivervi al nostro canale Telegram, A Very British Channel, in cui cerchiamo di tenere aggiornato senza spammare troppo, facciamo su un messaggio al giorno, no? Due o tre se serve, e a cui potete anche mandare le vostre domande, dubbi, consigli, qualcosa a cui vorreste che parlassimo.
oppure potete mandarlo anche alla mail info@fondazioneamendola.it. Vi ringraziamo per l'attenzione, io sono Federico D'Ambrosio e io sono Domenico Cerabona. Ciao. Ciao. A Very British Podcast.